Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Christian e oggi continuiamo Misao. Siamo arrivati all'ultima parte, la parte 2. Non mi ricordo più neanche come si gioca bene. L'ultima parte, l'ultima volta avevamo raccolto una parte di ragazza, anzi no, delle parti di ragazza, che sono appunto le parti di Misao. Come si faceva? Ok. Non mi ricordo più niente, ragazzi. Allora, il problema è che adesso non mi ricordo cosa va, non mi ricordo cosa bisogna fare. Adesso, boh, non so, dovrei andare in giro finché non trovo qualcuno. Boh, vediamo. Questo cosa fa? Ok, niente, cioè non c'era niente. Si apre con invio, non sono abituato a fare l'invio. Aiuto, c'è il tetto, giusto? Se. Andiamo più lì sotto, va. Aspetta, non è che sto parlando con lei. Gli offri soggetti. Mi sono venuto nel corridoio di primo piano, cosa dovrei presentare quel codice? Aspetta che mostri un posto o dei posti. La lavagna nel corridoio del primo piano. Ho sentito un suono molto forte dal primo piano. Grand badaboom, il muro che cadeva. Qualcosa. Ah sì, vabbè, quello è quando è morto Kudo nello scorso episodio. E basta, finito? Lavagna nel corridoio del primo piano. Mi intriga quella cazzo di lavagna del corridoio del primo piano perché non ho capito dove c'è. Ah sì, giusto che c'è un mostro. No, grazie. Non voglio aprire. Mi interessa aprirla. Qui non c'è un cavolo. Non c'è più niente dentro. Ci interessa, qui c'è l'uscita di emergenza che non c'è un cavolo, anche se abbiamo visto in realtà la morte di Kudo. Nostro destino, ah, aspetta, ho capito forse che lavagna intende questa. Ok, c'ho anche la foto, ma il problema è che ho il telefono scarico. Come faccio? Allora, ABC. ABC. Aspettate un secondo. Scusatemi raga per il taglio, ma dovevo andare a prendere il telefono. Che è anche scarico, ma. Non me la ricordo sta cosa. Che persona che può, aia, che è morto. Vabbè, questo lo sapevo. Allora. Ho capito dove bisogna andare, il problema è che non mi ricordo dove sia il posto. Qui? Allora, mi sembra che era il primo piano. Mi sembra. Quindi sicuramente sta qui. Non qui, sicuramente non qui. Può essere perché abbiamo ucciso la mandragora. Dobbiamo prendere dei fiori, dobbiamo prendere i fiori e metterli in quelle cose. Solo il problema è che non mi sono i fiori. Qui. No. Dove cazzo li prendo i fiori? Non capire. Dove li prendo? Non lo so dove prenderli. Aiuto! No, raga, non so dove prendere i fiori. Problema. Non è che devo prenderli qui.
tre ore era qui, non ricordo. Vabbè, comunque tanto l'importante era trovarli. Adesso, oggetti, facciamoci questi, ok. Togli, via. Allora, ora bisogna andare nelle classi che dice il foglio. Che dice il foglio che abbiamo visto prima. Allora, aspettate un attimo. Passo da tre perché c'ho anche la foto della cosa, perché mi sono portato avanti, diciamo, con la cosa, perché tanto avrei capito che avrei fatto sta cosa. Dove ho messo però, aspetta. Faccio un taglio che devo cancellare tutte le foto inutili. Ci sono ragazzi, ci sono, eccola, e questa è la foto, magari non la vedete. E questa qui, quella che abbiamo visto prima, donna ai posti, insomma. Ora dobbiamo andare nelle classi 2A, C e B, ok. Aspetta che non ho messo. Non ho messo il mouse sopra il gioco. Allora, qui non c'era niente, mi sembra. Questa è la classe 3C, aspetta, 3C. 3C. Quindi c'è però 4. Quarta fila. Allora no, aspetta. Un attimo che devo. Perché c'è lui? Brividi, toma, wow, non me lo ricordavo che fosse qui. Cristian, non spaventarmi così, ti ho sempre visto come un duro, ma a quanto pare sei solo un codardo. E adesso che cosa? Ma non sono riuscito a salvare Sao Tome, non riesco a credere che se ne sia andata. O Tome, non è colpa mia, non ho fatto nulla di sbagliato, colpa di Misao. Dannazione, Misao mi ucciderà, aiutami Cristian. Tu aiuterai me? Tu aiuterai me allora, salveremo Misao insieme. Non dire stronzate, colpa di Misao se è successo questo. Perché diavolo vuoi salvarla? Preferirei stare qui per sempre? Preferisci stare qui per sempre? Perché a me non interessa cosa ti succede. Aspetta, ok, farò quello che vuoi, ma non lasciarmi solo. Capito? Non rimanere indietro. Sì, andiamo. Ok, non mi ricordavo cos'era. Ah, il fantasma, giusto. Non riesco a muovermi. Toma, resta con me. Bene, respira ancora, devo farlo curare. Ah sì, giusto, dobbiamo portarlo dalla tizia della libreria, insomma. Allora, 3C, seconda fila, quinto banco. Seconda fila, quinto banco. 1, 2, 3, 4, 5, questo. Ok. Questo l'abbiamo fatto. Ora usciamo. Il bello è che lo sapevo anche. No, dai. No, non ho preso. Ah, che palle. Mi dimentico di fare il salvataggio rapido. Come si faceva? Shift. Sì. Faccio un taglio finché non torno lì, va. Ok, ci sono ragazzi. Mi sono scordato che c'era il salvataggio rapido. Mi scordo sempre di premere. Vabbè. Tanto però i fiori li abbiamo messi. Premiamo shift perché sennò. Casomai morissi, non si sa mai. Premiamo shift per. Quando andiamo a salvare dal signor del Monopoli, va. No, ho sbagliato. Non volevo fare. Interessa la stanza dello staff. Dobbiamo trovare un'altra classe. Questa è la classe. È una classe, direi di no. Qui c'è Otom, qui c'è signor Sota, maledetto. Qui non c'è niente, possiamo andare avanti. Possiamo andare più in sopra più che altro. No, aspetta, pepe. Qui cosa c'è? Ah, il coso del scrivere del signor Sota. Questo non mi interessa, anche se potrebbe essere, lo faccio dopo. Ok, classe 2B. Penultima fila, secondo banco, questo. Ok, andiamo. 2B, vero?
interessa. Questa invece 2A, ok, allora ci siamo. Terza fila, quarto banco. Ok, terza fila, quarto banco. Questo banco. Sento una voce venire dal nulla. Sto aspettando sul tetto, giustamente. Salviamo perché ora dobbiamo andare alla libreria, tanto lì. Parlare con lei, cosa c'è Cristiano? Aiuto Tom, per favore, metto qua di classe. Io dovrei andare bene. Ah, io e Tom è stato qui per un po'. Il figlio non sembra venire qui. Cosa? Non posso farlo con quel nome misterioso. È solo un mio compagno di classe, Tom mi fa paura, giuro, quindi per favore. Oh, beh, se ti dice questo. Wow! Comunque quella è probabilmente Aya. Cioè, palese che sia lei. Andrà tutto bene? Aspetta che io devo rientrarci adesso qui. Devo dare a Tom questa. Perché qui dentro. Dentro questa lattina c'è qualcosa. Lo dai quel poker qui. Grazie, mi sembra un bravo ragazzo. Potreste essere il mio fratellino. Addirittura. Scusate. Goff blea pua. Ok, perché c'è questa cosa nel mio succo? Siamo in mi ha messo tu Cristian, mi ha detto così tanto? Cavolo, ti fidi così poco di me. Ora cos'è questa? Sembra una chiave. Ah, chiediamo il giusto se me lo dobbiamo mettere. È proprio chiave piccola. Oh, finalmente. E voi mi chiederete cosa serve questa chiave? Semplicissimo. Serve ad aprire quel cazzo di scrigno che abbiamo visto l'altra volta. Serve ad aprire quel cazzo di scrigno che abbiamo visto l'altra volta al pianoforte, ossia questo qui. Oh, disco d'avvio, finalmente. Ce l'abbiamo. Cosa serve il disco d'avvio? Servirà per finire il gioco, insomma. Ora dobbiamo andare sul tetto. Dobbiamo andare sul tetto. Era qui il tetto? No, questa era l'uscita d'emergenza, vero? No, mi sembra che non era qui il tetto, era da un'altra parte. Forse era qui. Non mi ricordo. Aiuto. No, mi sembra che era più su. È qui il tetto? Sì, è qui, qui. Ok, posto, posto, posto. Trovato, trovato. Ah, vabbè, inutile dirvi che andate qui, se andate qui morite, ovviamente, senza neanche dirlo. Vai. Sì, aprilo. Ah, cos'è? Oh, gli occhi. Tra gli occhi abbiamo trovato. Allora, ci mancano due parti. Ci mancano due parti, il cervello, no, il cuore, e qual è l'altra parte? Le braccia? O le gambe? Non ho idea. Boh. Ok, abbiamo fatto tutto praticamente. Solo che ci manca una parte, solo che il problema non so dove cazzo sia sta parte. Sto pezzo di una ragazza. Andiamo un attimo a salvare dal signor Nigawara, poi magari vedo io e non so, magari vi faccio sapere dove si trova sta benedetta parte di ragazza, perché non so dove cazzo sia. Ok, intanto andiamo ad avviare il disco d'avvio, che so anche dove si avvia. Dove deve essere avviato? Ok, ce l'ho fatta. Deve essere avviato, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto qui. Cioè, praticamente qui. E anche qui, ovviamente, mi sono segnato cose. Cioè, qua. Non me lo fa leggere. Vabbè. Cos'è qui? Attivarlo, sì. Ah, giusto. C'ho anche il foglio. Serve un altro foglio qui. Serve questo. Questo fa, Bruno Goldman. Si vede? No, mi sa che non si vede. Vabbè, comunque questo serve. Allora, arancione, arancione, arancione. Aspetta, arancione, non lo so qual è arancione.
Oro, verde, nero, rosso, bianco, azzurro, ocra, bronzo, viola e mirai. Boh, mettiamo 7. Ho sbagliato. Non so, mettiamo 7 perché non lo so. Allora, marrone, marrone, rosso 4, questo non mi sbaglio, 4. Bianco, bianco, bianco. 5. E questo è grigio per forza. Grigio, 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 10. Non posso mettere 10, come faccio a mettere 10? 0 metto. Giusto? Il culo è giusto, meno male. Meno male che è giusto. Allora, qui dobbiamo mettere un altro password. Allora, nero. Nero, 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 3. Nero, 3. Goldman 1. C'è verde quello? Sì, in 2. Questo è blu, mi sembra. Poi mettiamo 6, azzurro, blu, non mi sembra che ci sia. No, infatti non c'è. E viola, viola 9. Ed è giusto, vai così. E vai così, se vai così. Cuore. Ora il problema è uno, dove si trova l'ultima parte della ragazza? Non mi ricordo. Allora, per forza, anche un'altra trasportiamo ci qua. Dammi suggerimenti. Gli offrisce oggetti in un certo modo. Ok. Aspetta! C'era un armadietto chiuso, se non mi sbaglio. Questo? No, qual era questo? E questo? Non era nessuno. Questo ci schiaccia, quindi lascia stare. C'era un armadietto chiuso da qualche parte, ma non mi ricordo dove. Il pozzo non ci interessa. Era qui veramente. Cioè, dentro la portiera della macchina. Madonna mia. Cioè, io come cazzo facevo a saperlo? Ora però bisogna andare a parlare col signor Nigawara. Perché mi direte voi? Perché se non parliamo con lui non possiamo andare avanti. Ma non posso. Aspetta, forse devo offrire prima le anime, cioè le anime, i pezzi della ragazza per dopo. Se magari questo video forse durerà un po' di più, ma frega cazzo, sinceramente. Ok. Allora, chiedi. L'anima. Sarebbe il cuore. Occhi. La faccia. Questa è la memoria e questa è la. Sì, però non succede un cazzo. Dopo che sono state offerte, ma non succede niente. Perché non succede niente? Indovina un po'. Perché non succede niente? Ci manca un tizio da ammazzare. No, non posso che questo. Questa ci serve per ammazzare il signor Shoki. Anche. Sì, ho spoilerato, ma alla fine devo ammazzare. Allora, adesso dobbiamo andare a parlare col signor Nigawario. Nigawara. Se magari dura più di 20 minuti questo. Sinceramente, me ne frega poco, vai. Non l'ho letto il primo pezzo, vabbè. Comunque, questa non sembra una trasmissione. Non si fa un sacrificio umano. Hai visto le tombe rosse nell'abisso? Contengono i nomi degli spiriti che devono essere sacrificati per liberare il suo. Ci sono quattro tombe, quindi devono esserci quattro nomi. Su tutte le tombe è già stato scolpito un nome, ne rimane solo una. Qualcuno deve essere l'ultimo sacrificio.
Allora mi sacrificherò io. È impossibile, quelle tombe sono di coloro che mi già odiava. Di sicuro il nome di qualcuno verso cui non avevo risentimenti non può finire con quelle tombe. Tu hai tutto per salvarlo, non potrebbe odiarti. Se sono altri ancora vivi, pensa bene che deve essere sacrificato. Qualcuno che mi già odia. Ma devo sacrificare qualcuno per la mia dedizione, non potrei mai. E invece bisogna farlo, cocca. Io so già chi è, ma vabbè. Non è qui. Non è nemmeno qui. È più piano, piano proprio sotto. È qui, praticamente. Ed eccolo qui, il signor Sota. Cosa c'è? La benedizione è ancora attiva? Forse Misao ce l'aveva con lui perché non l'ha sputata, quindi se lo uccido. Sì. Ah, il sangue non si ferma. Signore, è andato tutto bene. Presto starà meglio. Non starai, vabbè. No, non posso farlo. Non posso uccidere il mio insegnante. Sì che puoi, perché tu sei me. Chi è stato? Alza bene quella mazza e uccidilo. Il mio corpo si muove da solo. Wow! Vabbè, era Misao, era abbastanza scontato. Non si torna indietro ora. Esatto. Non si torna indietro. Andiamo. Let's go, vedi tutto illuminato. Gli illuminati, vai. Misao? Grazie per avermi trovata. Ehi, aspetta. Per fortuna che ho fatto le foto, se no col cazzo che ci riuscivo. Ho sentito della tizia con gli occhiali che hai fatto tutto. Cosa è successo? Il mio esame mi ha ringraziato, sono sicuro che andrà tutto bene ora. Quindi la maledizione è sparita, la scuola tornerà normale. Sì, sta uscendo la luce. Tom, usciamo fuori. Tom è l'unico rimasto vivo praticamente. Non era uno da sacrificare ovviamente. Questa è la classe? È tornata tutta la normalità? Eh? Misao? Misao! Non riesce a vedermi. Ascoltate tutti, ho una grande notizia. Questa qui è proprio forte. Beh, Yoshino, che ne dici di dircelo? Allora, a una delle ragazze qui piace Toma. Eh? Ti stai dichiarando a me? Ti piacerebbe che fossi io? E niente colpa di meno che la sempliciotta della classe, ovvero Misao. Davvero? Ah, io. Guarda Tom, è proprio là, confessa il tuo eterno amore. Scusate se magari sentite che parlo strano perché sono malato, quindi cioè, ho avuto raffreddore fino a tipo all'altro ieri. E quindi non è che posso parlare proprio lucido, bellissimo, però scusatemi per questa cosa, ma proprio non è colpa mia. Va bene, uscirò con te, Misao. Eh? Avevo già io una cotta per te. Toma! Eh? Toma, stai scherzando, Misao, davvero? Chiudi il becco, non sono affari tuoi con chi esco, Yoshino. Cambiamoci i numeri. Ok? Io me lo ricordo, c'ero anch'io in classe. È successo prima che Misao sparisse. Ti prego, non puoi durare. Sono 23 minuti. Perché Yushin non l'ha detto? Dai, non importa, il fattore sta con Toma, ora devo ringraziare Yushin. Oh, Toma mi ha inviato un messaggio. Mi piace, Misao, io ti piaccio? Toma, scusa, cosa? Sembra così imbarazzato. Come dovrei rispondere? Ah sì, mi ricordo che c'è. E quando praticamente mettono il suo messaggio nella bacheca della scuola. Diciamo che questo succede in tutte gli anime giapponesi. Beh, guarda chi abbiamo qui. Ridacchiano. Cosa? Anch'io ti amo, Tom. Ti amo più di qualche altro mondo. Mettimi gentilmente per Tom in un poema. No, questo è tutto il mio. Ti amo, Tom, sotto per me. Mi quasi scioglio quando penso a te. Deve essere stata Yoshino, deve aver sbicciato il desiderio di Toma, è tremenda. Yoshino, lo so, anche te piace Toma, sei solo gelosa. Ma non ti farà bene perché a Toma piaccio io. No, smettila! Mi dissocio da quello che stanno facendo. Avanti, non c'è nessuno in giro. Toma?
Ah, Thomas, sei un pervertito. Non sei tu ad aver messo il misau. Sì, il messaggio di misau sul lavagno, Tome? Cosa? Ma non so cosa stai dicendo. Chi altro potrebbe essere stato? Non mostrarlo solo a te, o Tome, il messaggio intendo. Non ho fatto niente. Fai la stupida, eh? Yeah! Quello è culo. Sì, non mi ricordo, i capelli verdi e culo. Sono 25 minuti. Ti credi chissà chi ora? Ti piace Tome? Perché mi guardi così, eh? Tom non vorrà mai stare con te dopo questo Yoshino. Cosa? Troia, no, mi dissocio! Mi dissocio, finiscila! Hai il sangue freddo, Misao? Cosa? Ah, perché non vediamo quanto siete carini tu e Tom? Che stai facendo? Lasciami stare, ferma! Oh cielo, Misao, sei così oscena! Devo fare una foto di dove di più, sorridi Misao, dici! Non possiamo mettere gli stronzi, sono gli stronzi. Sussurra! Misao, scommetto che sai cosa succede se lo dice qualcuno. Se non vuoi far uscire fuori quella foto, faresti meglio fare la brava e obbedire. Se quasi mai questo video dovrebbe durare 30 minuti, scusatemi, ma è il problema del gioco. E adesso riempila d'amore. Stupra, per essere proprio virili. Sniff. Io odio i bulli, cioè proprio l'ho sempre odiato, super stronzo. Basta, basta! Sniff, sniff. C'è qualcuno lì? Non arriva Sota, direi ancora peggio. Nasconditi, esci fuori, signor Sota. Che stai facendo qui? Torna nella tua classe, nella tua stanza, nella tua classe. Sei stato troppo io da un bel po'. Nif, professore. Che c'è? Wow! Ti sei calmata? Sì. Ti è successo qualcosa? Per favore dimmi cosa ti turba. Possiamo parlarne quando vuoi. Quanto vuoi. Eh? Allora il professore ha ascoltato Misao. Mi ha fatto visita il giorno prima che sparisse. Aveva qualcosa da dirmi, ma era così preoccupato che non ho avuto tempo di ascoltarlo. So che era addolorato, non riesco a mettergli a pensare che se l'avesse ascoltato non sarebbe sparito. Perché il signor Sota avrebbe mentito al riguardo? Che c'è? C'è qualcosa che non puoi dirmi? Professore, mi hanno spezzato il cuore. Sono stata una stupida a chiedermi nel bagno e piangerci sopra. Non è stupido, anche io mi lamentavo nello stesso modo ogni volta che mi ho rifiutato la giovane. C'è passata anche lei, signor Sota? Trovi strano che sia successo a me. Beh, solo che lei è così gentile e piace a tutti davvero. Ah, beh, era un'irritante e impopolare ragazzaccia nei miei giorni da studente. Vero, lo vedremo più avanti. Capisco, irritante e impopolare, mi ricorda molto me. Assolutamente no, sei una ragazza molto affascinante. Professore, non sei come quelle altre ragazze idiote, sei gentile e calma. Adoro ragazze come te. Professore! Misao, professore, mi lasci andare per favore. Detto male cosa più bello, madonna. Non è divertente, professore. Sei bellissimo, Misao. Questa musica. No, Misao. Perché stai scappando? Mi odi? Hai appena detto che mi definisci gentile e amabile, vero? Ora vieni qui. No, stia lontano. No! Perché? Perché mi rifiuti? Perché? Non farlo mai a me! Mai! Con la mano così. È morta? No! No, l'ammazza. Sì. La sta ammazzando. Ora sei mia, letteralmente. Ma basta!
quello. Il signor Sota ha ucciso Misao. Io non sapevo neanche quelle orribili cose accadute a Misao. Misao, mi dispiace. Toma. Beh, per dire, in realtà in fondo non è neanche colpa tua. Ciò che hai fatto era imperdonabile, ma non era colpa tua se Misao è morta, appunto. Quindi non essere duro con te stesso. Christian, guarda, la scuola è tornata normale, la maledizione è annullata. Misao, hai sicuramente smesso di soffrire ora. Esatto. Questa era la sua stanza del consiglio studentesco, vero? Dovrebbe veramente ringraziare Onigawara, chissà se c'è. Wow! Che ci fai lì? C'è il signor Onigawara? Chi è Onigawara? Il presidente del consiglio studentesco, ovviamente. Ma che diavolo stai dicendo? Sono io il presidente del consiglio studentesco. Eh? Non c'è nessuno Onigawara nel consiglio studentesco. Era in un'altra dimensione, ovviamente. Tutto è tornato alla normalità. Ayaka e il gruppo Yoshino sono spariti, anche il signor Sota che ha ucciso Misao. Ma nessuno sembra importare. Forse le persone morte nell'altro mondo sono state cancellate dalla resistenza. Ma io non potrò mai dimenticare ciò che Yoshino e Sota hanno fatto a Misao. Non posso fare finta che non sia mai successo. Esatto, concordo. Chissà se anche il signor Nigawara è morto nell'altro mondo. No, non è morto, tranquillo. Lui è immortale. No, non dovrei pensarci. Non ho più visto Nigawara o Aya da allora, non so cosa è successo a loro, erano di sicuro persone strane. No. Ehi tu, guarda avanti, fa attenzione. Scusi, risatine. Misao non era ancora stata trovata e non c'è traccia delle sue parti che ho trovata. Forse nessuno la troverà mai. Ma va bene, Misao ha sorriso alla fine, sono certo che sia libera dal suo dolore. Nessun altro dovrà essere sacrificato. È tutto finito, dico bene, Misao. E adesso compare. E finisce così, signori. Finisce così il gioco. Sono 32 minuti. Stiamo arrivando a 40. Basta, schia, basta, schippa. Non si schippa. Non si può schippare. Non si può schippare. Mamma, che palle. Devo servirci questi. Comunque io concludo qui perché tanto vedremo più avanti, anche se non dopo i crediti vedremo un'altra cosa, quindi mi sa che purtroppo questo video durerà 40 minuti, mi sa, quindi dovete sentire che era Andy, tra virgolette, non è finito così per tutte, comunque ci sono ancora altre cose da fare, quindi non è che finito. Cosa che vedremo più avanti. Ebbene ragazzi, questo tra virgolette, diciamo, la storia principale di questo let's play è finita e niente, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace anche la pagina di lasciate un commento e mi piace, iscrivetevi ovviamente al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video, seguitemi su Instagram, mi chiamo Cristian Peruzzini e niente, noi ci vediamo al prossimo gameplay, cioè al prossimo gameplay, non finiamo ancora questo, noi ci vediamo al prossimo video, che sia un gioco o un qualcosa, qualsiasi cosa. Bella ragazzi!